ragazza di 29 anni perde la vita sulla Palermo Sciacca. La sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, feriti 3 fratelli che erano a bordo. In mattinata disagi anche sulla Palermo Mazzara, lunghe code per uno scontro fra tir e per un camion in fiamme. Una lettera con minaccia al presidente della regione Crocetta e al presidente dell'ANCI di Palermo Di Giovanna, recapitata nella sede di Confindustria. Il governatore in procura: non mi fermeranno, dice, contro la mafia, azioni sempre più dure. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il procuratore di Palermo Messineo annuncia: distruggeremo le intercettazioni con il presidente della Repubblica Napolitano, ma è stata riconosciuta la correttezza della nostra azione. Temporali, grandinate, raffiche di vento e temperature a picco. Da questa mattina una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia. Per domani previste nevicate a quote relativamente basse anche sull'isola. Buonasera, bentrovati al TG Med. Questi i fatti principali della giornata. Parleremo però anche di altro. Ci occuperemo ancora dell'emergenza rifiuti nei comuni del palermitano. Parleremo anche di un'altra emergenza, quella che riguarda lo Stromboli. Tutto questo tra qualche istante. Adesso, come di consueto, la pubblicità. A tra poco. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, sconti! Sconti fino al 50%! Gonne e pantaloni a 20 euro! Cappotti, 89 euro! Loris, sconta! Sconta! La comunità Alloggio per Anziani Greta di Antonio Guercio offre ai propri ospiti un gradevole soggiorno in un contesto familiare, elegante e confortevole. Le camere doppie, esposte all'esterno con i balconi, sono dotate di TV e climatizzazione indipendenti. La comunità Alloggio per Anziani Greta si trova a Palermo, in via Simone Cuccia 1, angolo via Libertà. Telefono 091 626 80 45. Da Greta, l'assistenza è specchio della ricchezza interiore di chi la offre. Fuori tutto. Da Trotta Group, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Group. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58. A Carini. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Ancora un incidente mortale dunque in Sicilia, l'ultima vittima è una ragazza di appena 29 anni, lo scontro è avvenuto sulla Palermo Sciacca. Sentiamo Luca Salerno. L'ennesima vittima sulla Palermo Sciacca è Fiorella Villanova di 29 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente sulla statale 624 con un'altra macchina. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada tra il capoluogo e Altofonte sul viadotto Reto. Per Fiorella Villanova di San Giuseppe Iato non c'è stato nulla da fare. Tre fratelli che invece erano a bordo dell'altra auto coinvolta sono rimasti feriti. Sono adesso ricoverati tra l'ospedale civico e il policlinico di Palermo. Per due di loro i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenute anche le squadre dell'ANAS, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Per diverse ore il tratto della Palermo Sciacca è rimasto chiuso alle auto in entrambi i sensi. Appena 4 giorni fa un ragazzo di 19 anni, Antonino Alioto di Porticello, era morto. A bordo di un furgone frigorifero era finito in una scarpata nella zona di Corleone. E altri due incidenti hanno rallentato questa mattina il traffico sull'autostrada 29, la Palermo-Mazzara del Vallo. Due grossi tir sono rimasti infatti coinvolti in un incidente all'altezza dello svincolo di Carini. Uno dei conducenti è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Intanto all'altezza dello svincolo di Carini un altro incidente, un tir ha preso fuoco causando la chiusura della corsia in direzione Mazzara. Il camionista alla guida è rimasto illeso.
Cambiamo argomento, una lettera contenente minacce di morte nei confronti del presidente della regione Rosario Crocetta e un imprenditore è stata recapitata oggi alla sede di Confindustria Sicilia e mentre il governatore è andato a denunciare l'episodio alla procura è arrivata anche una vera e propria pioggia di solidarietà nei suoi confronti. Anche l'Assemblea regionale siciliana nella seduta di questo pomeriggio si è unita al coro unanime di tutte le forze politiche per esprimere solidarietà nei confronti del presidente Rosario Crocetta. Il governatore ha infatti ricevuto una lettera intimidatoria indirizzata a lui e all'imprenditore Giuseppe Di Giovanna, presidente dell'ANCE Palermo, associazione dei costruttori che fa capo a Confindustria. Fatti fatti tuoi, recita il messaggio recapitato oggi nella sede regionale degli industriali, e se continuerai ti faremo fare la stessa fine di Crocetta, scannata come un maiale. Questa lettera non fa che confermare ulteriormente che su di me esiste un progetto di eliminazione, ha ribadito Crocetta, che nel pomeriggio si è recato alla procura di Palermo per denunciare l'episodio. Il governatore collega le minacce alla sua azione di governo, dalla formazione al consorzio autostrade, e poi aggiunge: l'imprenditore minacciato insieme a me ha ricevuto intimidazioni solo per aver fatto dichiarazioni a sostegno del mio governo. I primi a condannare pubblicamente il gesto sono stati proprio i suoi avversari politici, ovvero il gruppo del PDL all'AR, seguito da tutti i gruppi parlamentari, ma anche dal leader regionale dell'UDC Giampiero D'Alia e dal segretario regionale e da quello nazionale del PD Giuseppe Lupo Pierluigi Bersani, passando dai vertici dell'Assemblea regionale e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Dopo il deposito delle motivazioni della Consulta interviene oggi il procuratore capo di Palermo Francesco Messineo. Daremo esecuzione alla sentenza, dice, invieremo al GIP la richiesta di distruzione delle intercettazioni che coinvolgono il Presidente della Repubblica, e faremo anche presto, ha aggiunto Messineo. Sentiamo Luigi Perol. Messineo ha atteso circa 12 ore per parlare, ha letto le motivazioni della Corte Costituzionale in base alle quali non spettava la Procura di Palermo valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica operate nell'ambito del procedimento relativo alla trattativa Stato-mafia. La distruzione delle intercettazioni, aggiunto Messineo, come indicato dalla Corte, avverrà con la massima riservatezza, in un'udienza riservata e sotto il controllo del giudice. La macchina si è messa in moto, ha concluso, ci sono adempimenti formali da osservare, ma assicuro che tutto verrà fatto con la massima sollecitudine. Parola fine, anche sotto il profilo pratico, sulla questione che ha acceso uno scontro istituzionale ai massimi livelli. Accogliendo il ricorso del Capo dello Stato, la Consulta si era pronunciata a favore del Quirinale. Con la sentenza depositata ieri, la Consulta ha messo la parola fine al conflitto di attribuzione tra la Procura di Palermo e il Presidente della Repubblica. Il braccio di ferro era nato da alcune intercettazioni indirette di Napolitano mentre era a colloquio con l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, i cui telefoni erano sotto controllo perché indagato nell'inchiesta sulla trattativa. Quello che ha spinto la Corte Costituzionale ad esprimersi in favore di Napolitano è spiegato chiaramente nelle motivazioni della sentenza. Le procedure che la Procura intendeva seguire avrebbero provocato un vulnus, ovvero un precedente pericoloso alle prerogative presidenziali. Intanto il procuratore Messineo ha indicato alla Direzione Nazionale Antimafia i 5 magistrati della Procura che potrebbero entrare a far parte della direzione distrettuale. Si tratta di Geri Ferrara, Amelia Luise, Maurizio Agnello, Laura Vaccaro e Sergio De Montis. La proposta del capo dell'ufficio inquirente di Palermo verrà adesso valutata dal procuratore nazionale antimafia, che dovrà dare il via libera alle nomine. Il TAR della Sicilia ha sospeso le procedure per la dichiarazione di dissesto del comune di Cefalune. I giorni scorsi la Corte dei Conti aveva giudicato le misure correttive approvate dal Consiglio Comunale insufficienti rispetto alla pesante situazione finanziaria ereditata dalle precedenti amministrazioni. Il sindaco Rosario Lapunzina aveva chiesto di essere ammesso alle misure di risanamento previste dal decreto Salva Comuni senza però ottenere esito positivo. Adesso però il TAR ha bloccato la procedura. È decisamente arrivato l'inverno anche in Sicilia. Da questa mattina l'intera regione è stata colpita da una nuova violenta perturbazione, grandinate, piogge, forti raffiche di vento, e anche le temperature hanno subito un brusco calo. Domani non andrà meglio.
Le giornate soleggiate registrate alla fine della scorsa settimana ci avevano forse fatto dimenticare che siamo in inverno. A rinfrescarci le idee ci ha pensato la perturbazione che si è abbattuta sull'isola a partire da lunedì. Il cielo limpido e terso è stato coperto da nuvoloni grigi, le temperature primaverili fino a qualche giorno fa sono improvvisamente crollate. Forti raffiche di vento si sono abbattute in diverse aree della Sicilia occidentale. In più sono state registrate precipitazioni più o meno violente e in qualche caso brevi, ma dannose grandinate. Chicchi grandi come limoni, scrivono i tecnici della Coldiretti che effettuano un costante monitoraggio del territorio, si sono abbattuti sulle serre del Ragusano e del Catanese in Sicilia con gravi danni ai coltivatori per gli ortaggi in serra ed in pieno campo. Per gli agricoltori è preoccupante anche il mutamento delle condizioni climatiche diventate sempre più estreme. Se è vero infatti che il maltempo mette serio rischio la produzione di ortaggi, è vero anche che le anomale temperature primaverili registrate a fine anno hanno stimolato le gemme degli alberi da frutto che potrebbero fiorire fuori stagione. Le previsioni non sono confortanti per la seconda parte della settimana, le temperature sono date in diminuzione anche di 4-5 gradi con l'aumento delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi. I carabinieri del NAS stanno indagando a Palermo sull'intossicazione di alcuni alunni della scuola elementare Verga che si sono sentiti male dopo aver mangiato kiwi e mele. I bambini, tutti di una quinta classe, hanno accusato malori dopo aver mangiato la frutta contenuta nelle vaschette fornite periodicamente dal Ministero dell'Agricoltura nell'ambito del progetto La frutta nelle scuole. Le insegnanti hanno chiamato il 118, i bambini sono stati visitati dal medico. I carabinieri del NAS hanno prelevato alcune vaschette che adesso saranno esaminate per capire se la frutta contenesse tracce di sostanze nocive o di anticrittogamici. La frutta per protocollo dovrebbe essere biologica oppure DOP o IGP. E pane venduto senza autorizzazione o tenuto in cattive condizioni igieniche è stato sequestrato dai vigili urbani di Palermo che nel corso di una serie di controlli scattati nel quartiere popolare di Cruillas hanno sequestrato 216 kg di pane a un venditore ambulante che vendeva senza alcuna licenza in Viale Michelangelo. È stato anche sequestrato il veicolo, mentre alla titolare di un panificio di Via Vanvitelli, anche questo sprovvisto delle necessarie autorizzazioni sanitarie, è stata anche comminata una multa di 8.000 euro. I controlli, annunciano i vigili urbani, andranno avanti anche in altri quartieri. Parleremo di politica tra qualche istante, prima però un'altra pausa pubblicitaria. A tra poco. Da Loris sconti, sconti fino al 50%. Abiti uomo 99 euro, pantaloni 29 euro, giacconi 69 euro, camice 29 euro. Loris sconta, sconta! Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. La politica dunque, i partiti in fermento anche in Sicilia per le prossime elezioni amministrative. Oggi è toccato a SEL, Sinistra e Libertà, presentare i suoi candidati alla Camera e al Senato. Il partito Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola stamana ha presentato i suoi candidati nel collegio siciliano in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Per la Camera dei Deputati capolista sarà Laura Boldrini, portavoce dell'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU. Al Senato invece correrà Francesco Forgione, ex presidente della Commissione Antimafia. Entrambi i candidati in caso di elezione dovranno scegliere però un solo collegio. Infatti sia Forgione che la Boldrini sono candidati anche in Liguria. Gli altri siciliani di SEL saranno candidati in altre regioni d'Italia, come l'ex candidato alla presidenza della regione Claudio Fava, che in questa volta gareggerà lontano dalla sua isola, infatti sarà capolista alla Camera in Lombardia. Pronti per queste le future elezioni? Obiettivi e aspettative?
Beh, obiettivi tanti. Per quanto mi riguarda, parto dalle mie competenze, dunque sicuramente ridare credibilità all'Italia, a cominciare da politiche europee che rilancino l'Italia nel Mediterraneo. Il ruolo di questo mare deve essere completamente rivalutato, sia perché appunto l'Italia è avamposto nel Mediterraneo e nella sponda sud del Mediterraneo tante cose sono successe negli ultimi tempi e poco l'Italia ha fatto per avere un ruolo leader, da protagonista. C'è anche un altro punto su cui io spero di poter fare la mia parte, che è quello del ruolo della donna nella società italiana, perché in questi anni tutte noi che lavoriamo, che come dire, ci facciamo strada con la fatica, siamo state rappresentate in un modo inaccettabile. È uscita dall'Italia l'immagine di un femminile che non risponde a realtà. La cronaca, due giovani incensurati, Orazio Timpanaro di 21 anni e Carmelo Geremia di 20, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania dopo che avevano assaltato una profumeria di Viale Rapisardi. I poliziotti hanno bloccato i due rapinatori all'interno del negozio. Sono in corso accertamenti per verificare se i due siano autori anche di altre rapine commesse nella stessa zona. E veniamo all'emergenza rifiuti nei comuni del palermitano, un'emergenza che dura ormai da settimane e che resta grave. Non si riesce a smaltire l'enorme quantità di immondizia accumulata lungo le strade e la gente continua a dare alle fiamme i cassonetti. Per tutti i cittadini dei comuni nella parte occidentale della provincia che ricadono nel lato 1, convivere con la spazzatura è diventato quasi normale. In fin dei conti, quegli enormi ammassi di rifiuti che continuano a gonfiarsi perché nessuno li raccoglie sembrano essere diventati parte integrante dell'arredo urbano. Chi vive tra Cinisi e Isola delle Femmine si è addirittura abituato a cambiare, se necessario, il consueto percorso per tornare a casa, visto che in certi casi i sacchetti di immondizia hanno letteralmente ostruito alcune pubbliche vie. Alcuni cittadini esasperati continuano a dare alle fiamme i cassonetti, preferendo inalare diossina piuttosto che il nauseabondo lezzo dei rifiuti. Lato Palermo 1 assicura che tutto tornerà alla normalità il più presto possibile. Il problema è che questo più presto possibile è strettamente legato con le risorse che mancano. Mancano ai comuni per pagare Lato, mancano al Lato per pagare i fornitori. Però qualcosa sembra muoversi. Dopo l'approvazione all'ARS del disegno di legge che prevede per i comuni la possibilità di sganciarsi dagli Lato e di gestire direttamente o in forma associata la raccolta, qualche primo cittadino ha iniziato a progettare forme di collaborazione con i comuni limitrofi per riprendere in mano la gestione rifiuti. Il sindaco di Partinico ha invece chiesto e ottenuto, secondo quanto lui stesso riferisce, l'autorizzazione da parte della regione per ricorrere a ditte private da affiancare all'Alto Palermo 1 per eliminare il più presto possibile l'arretrato nella raccolta. Intanto, sempre all'ARS, è stato presentato un ordine del giorno per dichiarare lo stato di emergenza igienico-sanitaria nell'intero comprensorio ricadente sotto Lato 1. È andato in tilt questa mattina il sistema informatico di alcune unità operative e parte degli uffici amministrativi dell'ospedale civico e del presidio pediatrico di Cristina a Palermo. I tecnici sono entrati in azione per individuare le cause del blocco e per ripristinare il funzionamento del software. Per garantire il proseguimento delle attività sanitarie, oggi è stata avviata una collaborazione con il Policlinico per la gestione dei laboratori di analisi nelle unità operative. I referti e le accettazioni vengono assicurati su carta. Secondo quanto fanno sapere i vertici dell'ospedale, non si sono registrati disagi per i pazienti. E adesso occupiamoci di un'altra emergenza, quella che riguarda lo Stromboli, dove continua l'attività vulcanica, ma secondo gli esperti non ci sarebbero motivi di allarme. Resta però un po' di legittima preoccupazione tra i residenti. Sentiamo questo servizio. Come dimostrano le decine di video e foto messe a disposizione dagli utenti sul portale youreporter.it, lo Stromboli continua a dare spettacolo. L'altra faccia della medaglia è però la preoccupazione dei 500 abitanti dell'isola alle prese da quasi una settimana con il risveglio del vulcano. Ma a preoccupare in questo momento sono anche le eventuali difficoltà in caso di evacuazione. Le pessime condizioni in meteo delle ultime ore hanno interrotto infatti tutti i collegamenti con Stromboli. Gli abitanti hanno esposto le loro preoccupazioni ai rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e della Protezione Civile, che hanno partecipato a un'assemblea aperta. Secondo gli esperti però la popolazione può stare tranquilla.
tutte sotto controllo e al momento non c'è alcun motivo di allarme. L'attività del vulcano viene definita abbastanza normale. Nelle ultime ore quella effusiva è leggermente calata e la colata non arriva più a mare come avveniva fino a lunedì scorso. C'è una vostra equip sul posto in questo momento a Stromboli, è così? Sì, usualmente quando ci sono variazioni nell'attività dello Stromboli, questo accade spesso, non è questo un caso raro, inviamo del personale sul posto proprio per presidiare la zona oltre al normale monitoraggio che viene fatto attraverso gli strumenti che sono installati sull'isola. Tenga conto che noi abbiamo un sistema di telecamere sul vulcano che ci permette di osservare dalle sale operative tutto lo stato d'attività e quindi ogni variazione viene immediatamente comunicata al Dipartimento per la Protezione Civile. Una scossa sismica di magnitudo 2.5 della scala Richter è stata registrata sull'Etna questa mattina alle 9.34 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11,7 km. Le località più prossime all'epicentro sono Fiume Freddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea, tutte in provincia di Catania. Cambio al vertice della Federazione Pensionati della CISL Sicilia. Il catanese Alfio Giulio è stato eletto oggi come successore di Carmelo Raffa, che lascia questo incarico dopo 8 anni, ma che lascia anche dopo 42 anni di attività il sindacato. Vediamo. Prenderà il posto di Carmelo Raffa dopo tanti anni. Quali sono le prospettive future? Ecco, di questo? Le prospettive future sono nella continuità. Sono cosciente che l'organizzazione oggi mi chiama ad assumere il ruolo della più grande federazione della CISL in Sicilia. Cercherò di continuare, ma di essere all'altezza del compito per la svolta straordinaria che la CISL ha messo in campo. La CISL in Sicilia sta riducendo i livelli cosiddetti burocratici per ritornare alle origini. 40 anni di esperienza all'interno della CISL, come ha iniziato e cosa lascerà? Beh, ho cominciato facendo il sindacalista di base, ho fatto tutta la trafila, ho fatto anche il centro studi perché ho cercato di diventare un dirigente qualificato e poi tutta una 42 anni di attività vera, prima in categoria, ero nei bancari, dove facevamo tanti contratti, lì si contrattava, si portava a casa qualche risultato, erano i tempi dell'espansione. E poi in Confederazione e poi nell'FNP. L'FNP è il periodo più, per me più importante perché mi sono occupato di problemi sociali. Ho pensato ai poveri, agli ultimi, ai deboli. La Procura di Palermo si appresta a chiedere l'archiviazione per i genitori del bambino di 8 anni di Terrasini, lo ricorderete, morso a novembre dal cane di famiglia, un Rottweiler. Per procedere alle indagini, gli inquirenti avevano formalmente iscritto nel registro degli indagati i genitori per lesioni colpose. I riscontri effettuati dalla Procura hanno però escluso responsabilità da parte dei genitori del bambino. E una storia completamente diversa invece arriva da Sant'Agata di Militello, dove un uomo è stato salvato dalla cagnetta del vicino, un pastore maremmano. L'animale si è accorto che l'anziano era caduto nella villetta in cui viveva da solo e ha continuato ad abbaiare fin quando il suo padrone non ha prestato i primi soccorsi al vicino. Secondo i medici, senza l'intervento del cane, l'uomo non avrebbe superato la notte. Bene, tutto dopo la pubblicità, il meteo e il TG Med Sport. Grazie, arrivederci. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229.
Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida cinghia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Domani ancora tempo instabile, con piogge più diffuse soprattutto sulle zone occidentali. Le temperature sono previste in ulteriore aumento. Mari molto mossi o agitati.